Solo i complimenti per i nostri ragazzi, un'altra battaglia secondo me molto ben giocata dai nostri giocatori. A differenza di gara 1 abbiamo fatto più fatica a entrare in partita, forse eravamo più nell'attesa nella mentalità, nella forma mentis di vedere che cosa loro ci avrebbero proposto dopo la vittoria di gara 1, piuttosto che come sempre pensare noi a costruire il gioco, muovere la palla, difendere con attenzione. Però penso che abbiamo ripreso la giusta rotta già dagli ultimi possessi del primo quarto. Sono molto contento sicuramente di come la squadra gioca con altruismo in attacco. I ragazzi si passano la palla e si coinvolgono. E in difesa siamo messi veramente alla prova da un livello di talento e fisicità, da livelli di talento e fisicità molto molto importanti. E su ogni possesso siamo veramente sotto pressione e schiacciati nella nostra area da una squadra che anche l'ultimo possesso è un esempio, ha la prontezza di fare sempre la giocata giusta. Poi per fortuna non sono riuscito a concretizzarla, ma il fatto che da una rimessa a 5 secondi dalla fine loro siano riusciti a costruire due tiri da tre punti per pareggiare la partita è un esempio di questa loro grande capacità di fare le scelte giuste. Poi siamo stati fortunati che l'esecuzione è stata un po' da meno, però, e quindi si è concretizzata questa vittoria. Per noi è veramente bello poter fare questo tipo di prestazioni che poi portano ai risultati. Credo che in queste due partite abbiamo giocato bene, sinceramente. Penso che in queste due partite su 80 minuti, una buonissima parte di questi 80 minuti abbiamo giocato bene. Anche dall'altro girone? Però nel senso credo che abbiamo per ora legittimato queste due vittorie con un buon gioco. Adesso la sfida per noi è conservare la nostra identità, sia come singoli giocatori che come squadra, nell'ambiente più, io dico sempre caloroso e non caldo, perché caldo è un termine che non mi piace, perché caloroso nel senso di grande capacità di supportare e spingere la squadra, quindi in questo senso qui. Quindi questa è la sfida che abbiamo davanti. A questo livello penso che il più grosso punto interrogativo che tutti hanno, perché è un qualcosa a cui non ti puoi preparare, cioè giocare a questo livello è una cosa a cui non ti puoi preparare durante la stagione. Se sei pronto o non sei pronto lo scopri a partita in corso. Quindi il grosso punto interrogativo, la grossa verifica per me come allenatore, per noi come staff, è quello di capire quale livello di qualità, di esecuzione, di precisione negli aspetti tecnici riusciamo ad avere tenendo un alto livello di durezza mentale e consistenza fisica. Quindi quanto più è alto il livello di integrazione tra queste componenti, più si riesce a essere competitivi. E questo è più che quello che serve, è quello che dobbiamo scoprire in gara 3. Quale livello riusciamo, dal punto di vista tecnico-tattico, a mantenere nella battaglia che ci apprestiamo a fare, come non da meno, anzi magari di più di quelle che sono state queste due partite. Bisogna trovare il modo di alzare il livello, che sia fisicità, che sia presenza mentale o che sia esecuzione tecnica, tecnico-tattica, però bisogna alzare il livello, sono assolutamente d'accordo. Bisogna ripartire da due, tre cose che si possono migliorare. Secondo me dal punto di vista strategico, nel senso di tipo di partita che volevamo fare, i ragazzi sia in gara 1 che in gara 2 sono stati bravissimi. All'interno della strategia dobbiamo capire quali sono i margini di
esecuzione che abbiamo, cioè di qualità dell'esecuzione che possiamo aumentare. Sì, esatto, la cosa che è il rimbalzo, assolutamente, assolutamente d'accordo, però questo fisico mi ha permesso di stare fuori e giudicare, guardare, poi in campo ci vanno loro, nel senso i ragazzi, quindi diciamo io da fuori con la mia bella pancia e il mio bel vestito sto lì e guardo, poi a fare a sportellate con Rosselli, Mancinelli, Cicciarini, Fulz, Ocherea, Forritaliano, Amici, Gandini, Chillo, Pini, me ne sono dimenticato qualcuno sicuramente, quindi ci vanno loro, quindi bisogna anche capire il livello di importanza della posta in palio che sicuramente i ragazzi sentono perché ci tengono da morire a, a continuare a, insomma, questa stagione. Sì, sì, sicuramente, sicuramente oggi, oggi non abbiamo nessun giocatore a 30 minuti, sono state alcune situazioni di falli, però credo che la capacità dei nostri giocatori di interpretare il proprio ruolo, che non è il ruolo nel senso di play, guardia o ala, ma nel senso di parte all'interno della squadra, ognuno con le proprie caratteristiche e con la propria identità a livello individuale, di cui quello che di non snaturarsi mai, va al di là dei minuti, ecco, quello è importante. E penso che la cosa più importante è il fatto che i giocatori si fidino tra di loro, cioè se un giocatore che magari l'altro ieri ha giocato un po' di meno, oggi è stato in campo di più, la percezione che ho io è che negli altri compagni non ci sia il panico che questo stia in campo due minuti in più, ma si fidano tra di loro. L'alternativa non è che ce n'è tanto, si fidano o si fidano, no, però a parte la battuta, questa è la nostra identità.